Buongiorno, sta arrivando qualche feedback. Allora, come dicevo, vi do il benvenuto a questo incontro, a questo evento online, dal titolo Rendere i controlli più semplici il modello del settore lattiero-caseario nella regione Friuli-Venezia Giulia. Io sono Norina D'Agostini del Formez PI, vi darò supporto, in questo incontro. Fino alle ore 11:30, previsto fino alle ore 11:30. Farò una brevissima introduzione prima di lasciare la parola naturalmente ai relatori di oggi. Allora, questo evento online si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, percorso che a sua volta si inserisce nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo progetto, insieme al progetto Delivery Unit, è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla semplificazione, appunto, all'interno del PON Governance il Dipartimento ha dato mandato a Formez PA, appunto, di attuare questo progetto. Dunque, qui vedete le attività di formazione tra webinar e seminari che sono state appunto realizzate all'interno del progetto di cui vi dicevo prima. Vi do qualche dato, sono state realizzate tra seminari e webinar 120 attività di informazione e c'è stata l'adesione di oltre 28.000 partecipanti ed oltre 2.000 amministrazioni. Dunque, qui vediamo nella slide proiettata quelli che sono i temi per webinar e focus che sono stati proposti, curati, progettati, realizzati dai centri di competenza. Li leggiamo insieme velocemente. I temi sono il procedimento unico all'interno del SWAPE, la semplificazione dei controlli sulle imprese, misure di semplificazione, zone economiche speciali, rigenerazione urbana, la semplificazione delle procedure in materia ambientale, valutazione di impatto ambientale ed energie rinnovabili, modulistica semplificata e standardizzata relativi alle attività di impresa e norme regionali di semplificazione. E questi sono i centri di competenza coinvolti, o meglio le regioni che appunto hanno attivato questi centri di competenza e sono il Friuli Venezia Giulia, la Calabria, il Molise, la Sicilia, la Campania e la Sardegna. Dunque, i centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e per la gestione di procedure complesse. In questa slide vediamo quali sono stati i principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati, li leggiamo anche in questo caso velocemente, analisi dei punti di forza e criticità del network regionale, cooperazione e coordinamento tra uffici e servizi dell'amministrazione regionale, cooperazione e coordinamento tra vari livelli dell'amministrazione, in particolare regioni e comuni. Programmi di formazione e affiancamento in presenza e a distanza su tematiche generali e specialistiche, proposte di semplificazione dalla modulistica regionale alla normativa regionale, strumenti a supporto della semplificazione, manuali, linee guida, infrastrutture tecnologiche. I centri di competenza si sono rivelati degli strumenti particolarmente efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e riconosciuti in ambito di programmazione. Il Centro di Competenza Regionale per la Semplificazione ha inserito nel piano di rafforzamento amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Siciliana e nel piano strategico regionale della Calabria, Campania, Sicilia, Molise come strumento di semplificazione amministrativa dell'area ZES, cioè zone economiche speciali. Calabria, Campania, Molise e Sicilia hanno già individuato nel Centro regionale di competenza per la semplificazione lo strumento per la realizzazione del percorso di semplificazione nelle aree ZES. Qui vediamo la pagina del sito di Eventi PA dedicata appunto agli eventi che sono stati realizzati nell'ambito del progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione.
E qui andiamo più nel dettaglio sulle tematiche sul programma di stamattina. Allora, questo incontro è naturalmente rivolto al personale dei SUAP e ai soggetti coinvolti nei processi di controllo sulle imprese, naturalmente a tutti coloro che sono interessati alla tematica. Dopo questa mia introduzione lasceremo la parola agli interventi, che sono quelli della dottoressa Feletig, del dottor Franco Amigoni, Florentin Blanc, con cui mi scuso già per la pronuncia del cognome, e il dottor Ivan Poli. Dedicheremo poi naturalmente qualche minuto alla risposta, a rispondere alle vostre domande, naturalmente domande che potete rivolgere ai relatori utilizzando la chat. E alle 11:30 è prevista appunto la conclusione dell'incontro. Le tematiche in particolare di oggi sono quelle relative all'intervento di semplificazione per la ripresa, la razionalizzazione dei controlli nel settore lattiero-caseario, buone pratiche di semplificazione dei controlli alle imprese, l'esperienza in corso della semplificazione nei controlli alle imprese del settore lattiero-caseario in Friuli-Venezia Giulia. E, dunque, come vi ripeto, potete indicare fare le vostre domande utilizzando la chat, potete utilizzare la chat anche per segnalare a noi dello staff appunto, eventuali problemi di audio o di video. E, naturalmente, come di consueto, l'evento sarà registrato e la registrazione insieme alle slide saranno messe a vostra disposizione sul sito di Eventi PA nella pagina dedicata al webinar. E a questo punto non mi resta che augurarvi buon lavoro, lascio la parola alla prima relatrice che è la dottoressa appunto Feletig e provvedo a proiettare la sua presentazione. Prego, dottoressa. Grazie, grazie mille per questa presentazione. Buongiorno a tutti, bentrovati a tutti i partecipanti. Io devo fare, permettetemelo, un particolare ringraziamento al Formez per lo straordinario supporto a noi centri di competenza regionali per la semplificazione. La dottoressa D'Agostini ce l'ha già anticipato, quanti siamo e cosa facciamo. Senza Formez e senza il Dipartimento Funzione Pubblica tutto ciò non sarebbe mai stato possibile, quindi grazie di cuore e grazie per darci la possibilità, attraverso questi incontri online, di raccontare le esperienze che vengono maturate nei territori e di poter contribuire, se possibile, a disseminare quelle buone pratiche che proprio nei territori trovano maturazione, crescita e vengono portati a termine. Speriamo che quindi questa occasione possa dare a tutti l'opportunità di sapere che si può fare semplificazione anche nel settore dei controlli. Noi vi parleremo dello specifico settore su cui abbiamo concentrato la nostra esperienza di semplificazione, cioè i controlli del settore lattiero-caseario, questo settore specifico della filiera agroalimentare, ma la cosa importante è ricordare che questa esperienza, per come verrà poi illustrata, è un'esperienza completamente replicabile. Quindi speriamo davvero di dare a tutti voi degli elementi per poterci provare a vostra volta, qualora non abbiate già fatto un'esperienza analoga. Io non entrerò assolutamente nel merito tecnico del nostro progetto, lo faranno molto meglio di me i colleghi a seguire rispetto al mio intervento. Ma piuttosto vi parlerò del metodo con cui abbiamo individuato e scelto e lavorato a questo progetto, che è un progetto di semplificazione amministrativa. Per fare questo mi permetto di fare un piccolissimo focus su come operiamo come centro di competenza regionale per la semplificazione FVG, di cui sono la coordinatrice. Il centro di competenza si innesta sul SUAP, quello del Friuli, quindi abbiamo fatto nostra l'esperienza del SUAP regionale, che, come ben sapete, è un'esperienza di accompagnamento e di sostegno alla comunità territoriale degli sportelli unici per aiutare poi le imprese a svolgere indirettamente, quindi aiutare le imprese a svolgere al meglio le proprie attività nel rispetto delle procedure burocratiche.
L'esperienza del SUAP su cui ci siamo innestati ci è stata molto utile perché già con SUAP avevamo maturato un metodo per operare, il metodo dei piccoli passi, una politica più che un metodo, una politica semplice ma che funziona davvero. Inutile porsi grandi obiettivi di semplificazione, meglio centrare degli obiettivi più piccini che si possano portare a termine in tempi brevi o addirittura medi. Può diventare frustrante darsi degli obiettivi troppo ambiziosi e non avere poi in un tempo congruo la possibilità di portarli a termine. Da questa esperienza SWOT quindi abbiamo mutato la tecnica, la policy dei piccoli passi, che però vi garantisco, a piccoli passi si possono fare davvero grandi cambiamenti. Quello che c'è, che ci differenzia rispetto all'esperienza pregressa, cioè al solo SUAP, è che il centro di competenza ha messo le sue capacità, le competenze del personale che vi opera, a servizio delle direzioni regionali che si volessero impegnare su progetti di semplificazione, semplificazione a beneficio delle imprese. Intercettiamo quindi i bisogni dei nostri colleghi regionali dal basso, cioè non inventiamo nulla, andiamo a chiedere che progetti di semplificazione volete fare, su cosa vi volete impegnare, a quali settori produttivi volete dare una mano e noi facilitiamo la costruzione di questi progetti di semplificazione aiutando i colleghi a fare rete. Costruiamo le reti che facilitano, le reti di collaborazione che facilitano poi lo sviluppo dei progetti. L'obiettivo naturalmente è togliere complessità dai processi di lavoro e quindi in questo modo a piccoli passi riusciamo a concorrere alla ripresa di specifici settori. Perché un progetto di semplificazione dei controlli sulle imprese proprio del settore lattiero-caseario? Beh, per tutto quello che ho detto, quindi ritroviamo un po' tutto quello che ho appena raccontato. Qui noi ci siamo accorti, parlando con le direzioni agricoltura e salute, che c'era una percezione in qualche modo di vessatorietà della funzione di controllo da parte delle imprese del settore lattiero-caseario che sono oggetto di controllo. Questa percezione è alimentata anche dal fatto che ci sono in effetti tante autorità di controllo che possono poi esercitarlo sulle imprese di questo specifico settore e spesso le autorità non sono coordinate o comunque non sono nella possibilità di coordinarsi. Percezione vessatoria, quindi oneri per le imprese, perché non dimentichiamo che ogni controllo comporta necessariamente un onere per l'impresa che vi viene sottoposta. Dunque, raccogliendo un'esigenza espressa anche dal cluster Agrifood, che rappresenta la filiera agroalimentare e quindi anche il lattiero caseario, insieme con le direzioni agricoltura e salute abbiamo capito che si poteva lavorare su questo progetto perché era un processo possibile, un processo che si poteva perimetrare e che poteva avere un esito positivo in un tempo breve medio, 12-18 mesi circa. Il nostro compito è stato quindi riunire gli attori dopo averli identificati e cominciare a rivedere il processo e ci siamo dentro in pieno, ve lo racconteranno i colleghi. L'obiettivo è quello di andare quindi a ridurre quegli oneri, a mitigare quella percezione vessatoria attraverso una serie di strumenti che i colleghi vi racconteranno, ma senza per questo andare assolutamente a ridurre, anzi, mantenendo, addirittura aumentando l'efficacia del controllo in loco. Cambieranno però gli strumenti che renderanno comunque più felice, più aperto e trasparente il rapporto con le imprese sottoposte a controllo. Su cosa si innesta il progetto? Beh, insomma, siamo centri regionali di competenza per la semplificazione, quindi dirò forse un'ovvietà. Ma si innesta sicuramente sulle linee guida in materia di controlli del 2013 e ancor di più
sull'agenda semplificazione sia la 14-20, ma non ultima l'agenda 20-23, che come ben sapete è stata recentemente approvata in conferenza unificata e che reca al punto 1.4 uno specifico intervento che si chiama, guarda caso, semplificazione dei controlli alle imprese ed ha un preciso cronoprogramma di lavoro, un partenariato, quindi se avrete modo, se avete già visto l'agenda, vi ritroverete appunto la ragione per cui ci innestiamo col nostro progetto all'interno di questo specifico paragrafo dell'agenda stessa. Quali sono le parole chiave del progetto? Qui in questa infografica ho cercato di collocarle, spero in un modo comprensibile. Abbiamo detto che stabiliamo un senso di urgenza identificando delle necessità e che costruiamo un progetto di lavoro. Lavoriamo per analisi di processo, cioè prendiamo in considerazione l'intero processo di controllo e lo analizziamo con molta metodicità. Anche qui ci siamo formati per farlo, non sono cose che si imparano in poche settimane. Per la verità, il centro è operativo dal gennaio 2018, quindi ci abbiamo messo un po', però eravamo forti di quell'esperienza SUAP di cui vi raccontavo prima. Quindi credo che siamo giunti a un buon grado di affinamento della tecnica di lavoro analisi sui processi. Importantissimo il concetto di team, è una parola chiave per noi determinante, il team, la collaborazione. Noi costruiamo insieme, co-progettiamo gli strumenti che agevolano la semplificazione. Non si può correre da soli. La tecnica oggi dominante è quella del win-win, insieme si vince. In tutto questo è stato importantissimo, sono importantissime queste parole chiave, armonizzazione, benchmarking, esperienze e questa parola OXE, questa sigla OXE, che è stata fondamentale per la messa a terra del nostro progetto. OXE, ce ne parlerà il professor Blanc successivamente, ci ha dato una mano straordinaria con tutto il suo bagaglio esperienziale, esperienze internazionali, esperienze interne al paese Italia e quindi anche qui guardare a quello che si fa negli altri paesi sul tema dei controlli alle imprese è stato davvero determinante. E ancora le altre parole chiave sono resilienza e ripresa di un settore produttivo un po' sofferente come quello lattiero-caseario, grazie alla riduzione degli oneri. Non a caso il termine ripresa è proprio presente nell'agenda semplificazione 2023, che è l'agenda per la ripresa anche, ahimè, post-Covid. Da chi è composto il nostro team di progetto? Eccolo qui. L'OCSE in testa, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, naturalmente che ha profuso veramente, ci ha dato un supporto non solo entry level, ma continua a darci un supporto straordinario con questo insieme di professionisti con esperienza internazionale e all'interno del paese Italia, davvero determinante per la buona riuscita del progetto. Insieme a loro, naturalmente, un grandissimo lavoro è stato svolto dalle aziende sanitarie, dai servizi veterinari, però anche dalla Direzione Centrale Salute e dalla Direzione Agricoltura, che erano le prime da cui siamo partiti per immaginare il progetto. Noi, naturalmente, del centro di competenza e poi ci sono anche le autorità di controllo, quelle che partecipano già al progetto e quelle che verranno, perché il progetto è aperto, si parte sul lattiero caseario, ma poi non sappiamo dove questa esperienza ci porterà. Immaginiamo già di replicarla in altri contesti e quindi di estendere il partenariato anche ad altre autorità. Il cluster Agri-Food, che rappresenta le imprese della filiera agroalimentare, che ci ha a sua volta espresso il bisogno che lavorassimo alla semplificazione dei controlli su questo settore. Concludo con i nostri valori. Su quali valori si fonda il progetto di revisione del processo di controllo? Beh, sicuramente sulla fiducia,
Grande fiducia reciproca sia tra le istituzioni, tra i soggetti pubblici, sia tra i soggetti pubblici e il cluster e quindi le imprese stesse. Un grandissimo senso di responsabilità perché per contribuire in qualche modo alla ripresa di questo settore in difficoltà ci vuole grande senso di responsabilità, lo dobbiamo al nostro paese sempre e in particolare in questo momento storico. Trasparenza e legalità sono due valori che non mancano nel nostro progetto, anche perché rendere più semplici i controlli non significa avallare comportamenti scorretti, non è questo l'obiettivo. Al contrario, valorizzare, semmai, tutte le imprese, e sono tantissime, che si comportano correttamente. Garantire un po' di resilienza a questo settore così provato e ultima, ma non ultima per quanto ci riguarda, il valore dell'etica, dell'essere una pubblica amministrazione a servizio del paese, delle imprese, una pubblica amministrazione che è motore di ripresa e resilienza e non zavorra, come ancora troppo spesso continuiamo a sentir dire, ecco. Quindi io concludo così la mia presentazione, spero di avervi trasmesso il mio entusiasmo per questo progetto, lascio ai colleghi tutta la parte tecnica e i nostri contatti sono a disposizione per chi desiderasse a fine webinar approfondire ulteriormente. Grazie e buon proseguimento dell'ascolto. Grazie dottoressa Feletig, lasciamo la parola al dottor Amigoni. Dottor Amigoni, può attivare la webcam e il microfono, poi se ci sono problemi magari di audio, proviamo a disattivare la sua webcam. Ok, Eccomi, buongiorno. intanto io sì, provvedo a proiettare le sue slide. Sì, buongiorno a tutti. Il mio nome è Franco Amigoni, sono consulente Formez in appoggio al centro di competenza per la semplificazione della regione Friuli Venezia Giulia. Vuoi vedere? Franco, non ti sento. Adesso Non mi sentite? meglio. Io la sentiamo. Mi chiamo Franco Amigoni, sono Meglio. consulente per la semplificazione di Formez in appoggio al centro di competenza per la semplificazione della regione Friuli Venezia. E il mio intervento è un po' un intervento di collegamento tra quello che ci ha raccontato la dottoressa Feletti come inquadramento generale e quella che è stato il backstage. Diciamo così, che ci ha portati al progetto nella sua parte più tecnica, che poi ci verrà raccontata dal professor Blank e da Iva. Dottor Amigoni, se può alzare, se la interrompo, se può alzare leggermente il microfono, il volume Perfetto. Allora, la genesi del progetto è proprio esattamente di un anno fa, il 17 dicembre 2019. Esattamente un anno fa a Udine si è svolto il primo incontro con la presenza mia, della dottoressa Feletig e del professor Blank, che in quell'occasione venne ad illustrarci un po' quelli che erano i loro progetti di OCSE sul tema dei controlli alle imprese per quanto riguarda il nostro paese. Erano già in corso tre progetti, uno che riguardava il Trentino, uno che riguardava la Lombardia e uno da poco decollato che riguardava la Campania, e noi ci rendemmo subito disponibili per entrare a nostra volta nel progetto con le peculiarità della nostra regione. La prima cosa da fare era la ricerca di un partner tra gli organismi di controllo. E anche in base a conoscenze e a contatti pregressi di lavoro, contattammo direttamente il team del dottor Poli, dell'azienda sanitaria Friuli Centrale. Ivan si rese immediatamente disponibile con entusiasmo a partecipare al progetto e a questo punto si trattava di definire la filiera agroalimentare campione, quella atta a garantire risultati concreti già entro fine di quest'anno. Si è scelto il lattiero caseario, poi vedremo il motivo. Qualcosa ha già detto in merito la dottoressa Feletig.
Abbiamo definito un primo cronoprogramma di progetto e siamo entrati nelle prime analisi quantitative. E da questo punto di vista, il team di Vanpoli ha estratto una banca dati sui controlli effettuati dalle aziende sanitarie nell'ultimo quinquennio 2016-2020. Su quelli abbiamo effettuato alcune prime elaborazioni per capire la distribuzione geografica e eventualmente la ripetizione di analisi di controlli presso le stesse aziende. A questo ha fatto seguito, soprattutto a fine estate, le analisi qualitative centrate sugli strumenti che sono le checklist, le linee guida, la profilazione del rischio, che sono utilizzate in primis per l'organizzazione e poi per lo svolgimento più corretto dei controlli. Conclusione della prima fase in questi giorni, oggi con questo webinar Formez, nei giorni scorsi, 5 giorni fa, si è svolto un tavolo di lavoro assieme a tutti gli altri organismi di controllo della regione, o buona parte degli organismi di controllo, per divulgare e condividere i primi risultati ottenuti. Seconda fase partirà dall'anno prossimo. Quindi obiettivo generale da raggiungere. Qui vedete una rivisitazione della piramide di Maslow, potremmo dire, dove al primo livello abbiamo la necessità di raggiungere una buona efficacia ed efficienza, un secondo livello che riguarda la trasparenza e come output, in qualche modo, dei primi due livelli, la semplificazione dei processi, che ci riguardano. Nodi riscontrati altrove, molto velocemente. L'esigenza complessiva era quella di una valutazione di sistema. Da questo punto di vista, in Friuli Venezia Giulia, come in tutte le regioni, ci sono diversi organismi di controllo che sono caratterizzati da esperienze, procedure e competenze diverse, non sempre allineate tra loro. Un secondo punto è quello delle checklist, basate sulle procedure, e non necessariamente focalizzate sulla gestione del rischio. Un terzo aspetto sono i dati, non sempre completi e affidabili a livello nazionale o internazionale, e noi sappiamo, soprattutto in questo momento, quanto sia importante disporre di dati affidabili e di qualità. Quarto elemento, un'enfasi sulle non conformità rispetto invece all'accompagnamento delle imprese e all'attenzione alle conformità, quindi un approccio più collaborativo e meno sanzionatorio. Quinto aspetto, approcci equiparati per microimprese e per grandi imprese, quando invece una differenziazione di approccio risulta assolutamente indispensabile per favorire soprattutto le microimprese. Sesto, ruoli discontinui e non definiti a livello di facilitazione e propulsione dei processi. Da questo punto di vista, il ruolo di pivot svolto dal centro di competenza credo che sia stato significativo. E per finire, la propensione a normalizzare i percorsi senza tenere adeguatamente conto delle peculiarità locali. Perché il lattiero caseario, dicevo, ci sono dei pro e dei contro che riguardano un po' tutte, le filiere. In particolare però il lattiero caseario in Friuli Venezia Giulia presentava un approccio già impostato a livello di rischio, quindi in realtà l'approccio perseguito dall'azienda sanitaria e dagli altri organi e dalle altre aziende sanitarie era già attento alla profilazione del rischio. E questo naturalmente era un vantaggio rispetto all'approccio di OCSE e degli altri partner. Secondo aspetto, il settore che presenta intrinseci segnali di crisi e li presentava già anche pre-Covid. E un terzo aspetto, che il settore nel quale l'organismo di controllo partner, l'azienda sanitaria Friuli Centrale di Vanpoli, ha un'expertise e una copertura molto rilevanti in termini di controlli eseguiti. Tra i contro, che però non sono necessariamente specifici solo di questo settore, una modalità di lavoro molto consolidata, che non era semplice da modificare, una digitalizzazione non del tutto sotto controllo. Il Friuli Venezia Giulia, come saprete, ha una società in-house che però a sua volta spesso si riferisce a fornitori esterni, e quindi risalire la filiera da questo punto di vista del digitale richiedeva un'attenzione particolare. Una minore mole di informazioni disponibili sulla produzione primaria e un settore che è di per sé molto frammentato. Ora, questo è un aspetto fondamentale per centrare il progetto e renderlo effettivamente efficace, il range teorico di intervento.
Nel momento in cui si andava a definire il cronoprogramma, era importante capire qual era questo range che va da un solo livello della filiera e un solo organismo di controllo come minimo, a un massimo di progetto che è quello di considerare la filiera completa e tutti gli organismi di controllo, quindi aziende sanitarie, istituti zooprofilattici, anziché i NAS, anziché le guardie di finanza, anziché il corpo forestale, che nel caso il corpo forestale regionale, che a sua volta svolge i controlli sul tema. Abbiamo scelto un punto di equilibrio intermedio, ovvero tutta la filiera completa, che dal punto di vista del lattiero caseario non presentava una numerosità, un volume di imprese che creassero problematiche, e un primo organismo di controllo, quello dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale, che poi potrebbe essere esteso anche ad altri soggetti. A questo punto, l'Ocse ci ha dato un compito, che soprattutto ha dato un compito al team del dottor Poli, ovvero, visto che erano emerse diverse tematiche importanti dal punto di vista progettuale, ha chiesto però di creare un ranking, una lista di priorità tra le cinque tematiche più importanti che erano emerse, in modo tale che potessero essere affrontate in una logica progressiva, con la logica sempre dei piccoli passi di cui parlava Monica prima. La prima tematica che è emersa e che si è ritenuto fondamentale affrontare è stata quella appunto delle checklist e della valutazione del rischio, anche perché, come vedete nell'ultima colonna, interessava e interessa tutta la filiera. Seguiranno e stanno seguendo altre tematiche come la linea guida preliminari per gli allevamenti. Poi l'esportazione verso paesi terzi, questo è particolarmente interessante perché alcuni paesi non accettano il certificato di conformità e questo crea problemi appunto nello scambio di merci a livello sovranazionale. Le peculiarità del sottosettore ovino-caprino all'interno del settore macro lattiero caseario e per concludere l'informatizzazione che deve un po' tradurre in formato digitale, in un software più adeguato, i nuovi strumenti di analisi. Questo è il cronoprogramma che, come si vede dal titolo, si può sempre cambiare perché effettivamente con tutto quello che è successo nel corso del 2020 abbiamo dovuto ricorrere a diverse modifiche in corso d'opera e questa è la versione un po' attuale che va appunto dalla checklist fino all'informatizzazione e questo è il calendario provvisorio incompleto degli incontri svolti sinora, appunto dal 17 dicembre dell'anno scorso fino a concludere il 16 dicembre, quindi oggi, e che poi vedrà una serie di altri appuntamenti già a inizio anno. Due cose sull'analisi quantitativa. Vi dicevo, l'azienda sanitaria ha estratto un quinquennio di analisi, di controlli sul campo e ce li ha messi a disposizione per una prima analisi. Si è trattato di 1.108 controlli totali sugli allevamenti, di 175 comuni coinvolti sui 215 della regione Friuli Venezia Giulia. E dal punto di vista della concentrazione, nei primi 7 comuni si concentra il 17% dei controlli, nei primi 20 il 36% dei controlli del quinquennio. Si sono svolti poco più di un controllo per azienda nel quinquennio esaminato e solo 38 aziende hanno avuto più di un controllo, con un massimo di 4 in soli 2 casi. Questo è già un segnale di un territorio complessivamente già ben gestito. Per quanto riguarda la qualitativa, qui vedete un po' più. Sì? Dottor Amico, scusi se la interrompo, provi ad alzare leggermente Certo. ancora un po' il volume del microfono. Prego, grazie. Procedo. Questi sono gli oggetti che abbiamo utilizzato, che abbiamo approfondito nel corso di questi mesi. Si va dalla checklist, che è uno strumento dinamico e ricorrente, alle istruzioni per gli ispettori, che sono un logico portato e una conseguenza della checklist, sino ad arrivare alle linee guida per le imprese che possono essere anche declinate a seconda della dimensione, quindi può esserci anche un self-assessment specifico per le microimprese, per arrivare alla categorizzazione del rischio, che di per sé storicamente è stata inquadrata come un'architettura statica e a revisione periodica, ma che nel caso specifico, essendo stata connessa alle checklist e agli standard GFSI di cui vi accennerò dopo, diventa di fatto a sua volta dinamica.
Per quanto riguarda il livello di intervento, il livello regionale ha in qualche modo mutuato una comune infrastruttura, una logica di modellazione sovraregionale, addirittura sovranazionale, grazie alla partnership con OCSE, e ha poi declinato a livello locale questa modellistica in modo tale che fosse adeguatamente misurata sulla situazione regionale. Dall'altra parte, l'adeguata pesatura di tutti gli items, ad esempio per quanto riguarda la categorizzazione del rischio, ha riportato di fatto ad un approccio a sua volta quantitativo necessario per l'efficacia del sistema. Quindi oggi si chiude questa parte di divulgazione e di comunicazione che si è svolta nel mese di dicembre. I contenuti brevemente della seconda fase. Ci sarà una fase sperimentale dove verranno coinvolti gli ispettori con gli strumenti rivisti anche grazie ai confronti svolti con il gruppo di Napoli, una integrazione con gli standard GFSI, questo grazie in particolare all'iniziativa OCSE, l'estensione del piano di comunicazione, una condivisione con un ulteriore gruppo di stakeholders, penso in particolare alle associazioni allevatori, la formazione naturalmente. Per un uso più oggettivo possibile degli strumenti messi a punto, la digitalizzazione e un perfezionamento delle linee guida che sono fondamentali anche dal punto di vista dell'impostazione, con infografiche e con un percorso molto ben assimilabile da parte di chi dovrà poi utilizzarle. Poi ci sono le procedure di esportazione verso paesi terzi e il sottosettore vino caprino di cui parlavo prima. GFSI, per chi non lo sapesse, lo cito velocissimamente, è un progetto di diritto privato con obiettivi di interesse pubblico, significa l'acronimo Global Food Safety Initiative ed è un organismo nato 20 anni fa che di per sé non emette certificazioni, non fornisce certificazioni, ma piuttosto riconosce una serie di programmi di certificazione che soddisfano degli standard di benchmarking e quindi in questo modo entrando nel sistema GFSI si può avere una facilitazione nel campo delle esportazioni. Per concludere, alcuni temi chiave del percorso anche in prospettiva, quindi siamo andati da un raffinamento del modello e degli algoritmi utilizzato a una declinazione in positivo, quindi enfatizzando gli aspetti delle conformità rispetto alle non conformità. Abbiamo potuto avere a disposizione con OCSE un allineamento a livello internazionale e tutto questo ci sta conducendo a una massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza di cui vi parlavo all'inizio. Quindi adesso entriamo più nel merito e lascio la parola a coloro che entreranno più negli aspetti tecnici del progetto. Grazie. Grazie, dottor Amigoni. Lascio la parola al dottor Blank. Può attivare webcam e microfono. Eccomi, buongiorno. Allora, aspetto le slide che devono esserci tra poco. Ringrazio tutti della partecipazione. Intanto ringrazio anche sia la dottoressa Ferretti sia il dottor Arrigoni delle parole molto, molto calde e positive sul nostro lavoro. Fa naturalmente sempre molto piacere anche sentire una valutazione così positiva. Come piccola introduzione, quindi lavoro per l'OCSE, in inglese OECD, un'organizzazione internazionale basata a Parigi, che esiste dall'inizio degli anni 60 e l'Italia è uno dei paesi fondatori, adesso ci sono 37 paesi membri, una quantità che aumenta piano piano come nuovi paesi diventano candidati e raggiungono l'organizzazione. I criteri principali, essendo il livello di sviluppo sia dell'economia, della società e della pubblica amministrazione. Non sempre molto bene conosciuto il ruolo dell'OCSE, che è infatti di sviluppare, identificare e diffondere le buone pratiche nella pubblica amministrazione, aiutare i Paesi membri a valutare il loro sistema, a identificare punti di miglioramento e appoggiare questo miglioramento. Nel caso del nostro lavoro qui in Italia si tratta di un progetto
è in cooperazione con la Commissione europea, cioè viene finanziato dalla Commissione europea, del programma per il sostegno alle riforme strutturali, e sono stato iniziato su una richiesta del Dipartimento Funzione Pubblica, per l'attuazione delle riforme in materia di controllo e diciamo, affidato all'Ocse come organizzazione che aveva particolare expertise, competenza in questa materia. Quindi brevemente vi presento un po' il nostro lavoro più largamente, poi passo al lavoro proprio in Italia. Quindi nell'Ocse ci sono diverse direzioni che si occupano di educazione, di salute, di economia, di macroeconomia, eccetera, e abbiamo una parte che lavora specificamente su tutte le tematiche di pubblica amministrazione e specificamente l'aspetto regulatory policy, quindi politica normativa, diciamo, e attuazione della normativa. C'è stato in 2012 una raccomandazione del Consiglio dell'Ocse, che è il livello più alto di decisione, e poi dei principi di buone pratiche che sono stati sviluppati e adottati dal comitato competente. Quindi sono documenti che hanno una certa legittimità anche perché vengono approvati di tutti i Paesi membri, tra altri l'Italia. Sulla base di questi principi, ci sono principi precisamente per i controlli e l'attuazione della normativa, poi nel 2018 abbiamo sviluppato un cosiddetto toolkit, cioè una versione più concreta che aiuta a identificare punti di criticità, punti di forza e orientare il lavoro successivo di miglioramento. Su tutta questa introduzione passo a una cosa un po' più concreta. Che cosa abbiamo rilevato all'Ocse lavorando sui controlli in diversi paesi? Che generalmente quando qualcosa non va bene non si tratta molto di un trade-off, cioè di un caso dove per esempio forse i controlli sono molto pesanti e molto costosi, ma sono molto efficaci, no? E quindi se voglio ridurre il costo e il peso, rischio di ridurre anche l'efficacia. In realtà, quello che abbiamo generalmente trovato è che c'è un aspetto sistemico, cioè quando gli oneri sono molto elevati per le imprese, generalmente i costi sono anche alti per le finanze pubbliche e allo stesso tempo generalmente l'efficacia non è necessariamente alta. Per questo abbiamo sviluppato questi principi con l'idea che si può migliorare tutto insieme, un po' come la dottoressa Feletti diceva, è un'idea di win-win. Non dico che siamo in un mondo ideale dove tutto è sempre così semplice, ma diciamo che in realtà si possono identificare delle pratiche, degli approcci che funzionano veramente meglio. E abbiamo così questi 11 principi. E il punto 12, l'idea di sempre verificare alla fine, ma realmente funziona tutto questo? Otteniamo i risultati o no? E tra i principi che vedete qui, diciamo il più fondamentale forse è l'idea di focalizzazione sul rischio e di proporzionalità al rischio, cioè non cercare a controllare tutto in modo uguale, ma di dare priorità ai rischi più alti, di anche avere una reattività, quello che si chiama in inglese responsiveness, nel senso di non trattare tutti in modo uguale, non trattare tutte le imprese che hanno qualche non conformità automaticamente come criminali, ma invece di dire che okay, come veramente il paesaggio, se posso dirlo, all'interno di queste imprese è una storia veramente criminale o è una storia di un errore casuale a un certo punto. E poi c'è molto accento messo sull'idea di trasparenza, di integrazione dei dati, di miglioramento del coordinamento tra le diverse strutture. Poi un punto finale in questa visione generale dell'Ocse, quella dei fattori di conformità. Cioè l'obiettivo del controllo dovrebbe essere non di identificare violazioni, perché questo è una
una modalità, non è una finalità. La normativa ha un obiettivo: sicurezza, di salute, di protezione dell'ambiente, eccetera. E il controllo deve essere uno strumento per raggiungere meglio questo obiettivo. Se non lo è, allora non funziona. Quindi come possiamo ottenere migliore conformità, migliore cambiamento dei comportamenti delle imprese? Possiamo farlo solo se combiniamo questi quattro fattori. Primo è l'idea che le imprese dovranno capire e essere in grado di conformarsi alla norma, cioè avere la conoscenza e la competenza necessaria. Senza informazione, senza supporto, non funzionerà mai. La seconda è l'idea di deterrenza, quella che è la più classica nell'attività di controllo, cioè se ho paura di essere controllato e punito, allora probabilmente farò la cosa giusta. In realtà tutto che vediamo in tantissimi studi è che il potere, diciamo, di questo fattore è abbastanza debole e soprattutto agisce nel molto breve tempo. Nonostante questo, è anche un componente necessario, sì. Deve esserci, come dire, un pavimento sotto quale non si può andare, quindi una base di controllo che assicura al cittadino, alle imprese che vuole fare le cose bene, che c'è un'attività per trovare e diciamo, tirare fuori dal mercato quelli che non vogliono rispettare le regole. Terzo fattore sono i fattori sociali e culturali, cioè come si comportano gli altri nel mio ambito. E questo cambia, questo si può migliorare, e questo è un fattore molto potente. E prendo generalmente esempi come la conformità con la cintura di sicurezza o il cambiamento delle abitudini rispetto al fumo, che in 30 anni, 3 o 40 anni nella mia vita, hanno totalmente cambiato. Senza tantissimi controlli e sanzioni, ma con un lavoro di educazione e di informazione continuo. Finalmente la legittimità, cioè si segue meglio le regole o l'istruzione se provengono di un'autorità che rispetto. E l'autorità la rispetto di più se considero che mi trattano correttamente, giustamente, in un modo rispettuoso e trasparente. E qui c'è una contraddizione possibile con la parte di deterrenza. Se la parte di deterrenza è troppo pesante, troppo intrusiva, allora vediamo molto spesso nei studi internazionali, per esempio in materia fiscale, che l'evasione, invece di diminuire, no? Quando ci sono più controlli, più sanzioni, si pensa che l'evasione dovrebbe diminuire, in realtà aumenta, perché la resistenza al sistema aumenta, perché la legittimità del sistema cade. Prendo un piccolo esempio dell'esperienza internazionale per rendere questa cartina un po' più, questa prospettiva un po' più concreta. Sulla sicurezza lavoro. Abbiamo fatto lo studio al tempo quando ancora la Gran Bretagna faceva parte dell'Unione Europea, comunque non cambierebbe molto, e abbiamo paragonato il livello di controllo, quindi l'andamento dei controlli di sicurezza e salute sul lavoro, e i risultati tra Germania, Gran Bretagna e Francia. E in due parole, in Germania si controlla molto di più, pure in Francia rispetto alla Gran Bretagna, ma se guardiamo il risultato abbiamo molto più incidenti mortali sul lavoro in Francia e molto meno in Gran Bretagna. E questi dati sono resi paragonabili da Eurostat correggendo per le differenze di strutture. Ancora una volta in due parole, la qualità del risultato non è per niente collegata alla quantità dell'input. Cioè, si può fare molti controlli e avere risultati di sicurezza pessimi, o si può fare poco controlli e avere risultati di sicurezza ottimi, perché la quantità ha un impatto marginale o inesistente. Quello che conta è la qualità, cioè tutto il lavoro di prevenzione, di educazione, di analisi dei rischi, di focalizzazione dei controlli sul punto giusto e di cooperazione con le imprese in modo di fare che
la maggior parte delle imprese che più o meno pian piano sono interessati a essere in regole, se possibile, si mettono in regole e che poi l'attività di controllo può concentrarsi su quelli che veramente non stanno andando bene. Per parlare un pochino dell'Italia, sono stato un po' lungo, cerco a finire rapidamente. Il contesto della riforma è che ci sono delle problematiche di fondo, di una complessità, di un onere importante, di strutture ereditate dal passato, di diverse riforme, diverse dinamiche legislative, che rendono il sistema sia complesso, sia pesante, sia anche difficile di riformare. E la riforma che è stata iniziata nel 2012 ha organizzato un quadro per migliori strumenti, ma l'attuazione è soprattutto a livello regionale e per appoggiare questa attuazione, precisamente il Dipartimento Funzione Pubblica ha chiesto alla Commissione di appoggiare questo progetto. Allora, il progetto cosiddetto RAC, Rating Audit Control, che stiamo implementando fino a maggio, aspettiamo adesso la risposta della Commissione per un proseguimento ulteriore, quindi forse ci sarà. Ve lo presento in poche parole, l'idea di aumentare sia l'efficacia sia l'efficienza, cioè migliori risultati con costi e oneri minori. E con l'idea che un sistema migliore di controllo aumenta la competitività delle imprese e agevola l'investimento. E gli strumenti principali sono controlli e ispezioni basati sul rischio, migliore coordinamento, metodologia basata sui rischi e l'uso dei principi OXE come guida. E lavora il progetto sia sull'aspetto dati e software, sia sui criteri per la pianificazione, molto fondamentali, sia sui metodi di ispezione. Il progetto agisce iniziando con la valutazione dell'esistente, poi preparando delle proposte di riforma e di strumenti molto concreti, dei checklist, criteri di rischio, eccetera. Solo per tornare un attimino sulla parola rischio, l'idea della normativa basata sul rischio è che il rischio è la combinazione della probabilità e della severità del danno. Non solo la probabilità che qualcosa non va, ma anche questo combinato con l'impatto possibile di quello che non va. E sulla base di questo livello di rischio e della specificità del rischio si può organizzare tutta la strategia, anche la pianificazione, anche scegliere che cosa si controlla sul campo anche scegliere una sanzione o un proseguimento che sia corrispondente, scusate, al rischio. L'importanza del coordinamento, vorrei sottolinearla, perché quando ci sono diverse strutture che lavorano nello stesso ambito o in ambiti molto connessi, lo fanno generalmente in buona fede sulla base di normative diverse che hanno impostato le loro funzioni. Quindi la risposta delle strutture generalmente, ma no, non stiamo sovrapponendo, sì, abbiamo diverse fonti giuridiche, no, diverse fonti giuridiche significano che l'azione è legale, ma non significa che non è sovrapposta dal punto di vista concreto di che cosa viene controllato. E qui c'è un rischio di dispersione di risorse e anche di mancanza di coerenza. Per finire, vi presento tre esperienze regionali, non quella del Friuli che presenterà molto più in dettaglio il dottor Poli, e ne approfitto per dire che tutto questo lavoro in Italia prosegue a essere un grande piacere perché la qualità umana e tecnica dei servizi di controllo la trovo generalmente molto alta. L'atteggiamento molto aperto e la difficoltà è generalmente con l'inquadramento normativo che è molto troppo rigido. E devo dire che con i colleghi del Friuli è stato veramente un grande piacere e anche un lavoro che
andato a una velocità molto alta, sono molto impressionato della loro capacità a assorbire e a cambiare velocemente. Le tre parole su Campania, Lombardia e Trento. In Campania da alcuni anni è stato sviluppato il sistema GISA di gestione e condivisione dei controlli in materia di sicurezza alimentare, un sistema molto interessante perché non solo è un esempio praticamente unico in Italia di sistema integrato a livello regionale per la sicurezza alimentare, mentre la maggior parte delle regioni hanno sistemi per ciascun ASL praticamente, ma anche perché il GISA permette la condivisione dei dati con diverse strutture, sia nella salute, sia con altre agenzie ambientali, sia a livello regionale, nazionale, eccetera, e anche perché è un sistema che agevola la pianificazione basata sul rischio. In Lombardia abbiamo lavorato sull'ambito della sicurezza sui cantieri edili, il sistema Morica che già esiste da alcuni anni anche in Lombardia, molto interessante per la gestione dei controlli sui cantieri edili, anche sulla base del rischio, e permette l'analisi dei risultati. Sulla base di questo abbiamo lavorato per migliorare la precisione e l'efficacia dei criteri di rischio tra l'uso di tecnica chiamata machine learning, insomma la tecnica informatica e statistica un po' avanzata, ma non tanto complessa da mettere in azione, e che ha permesso di individuare una migliore definizione dei criteri di pianificazione e migliorare l'efficacia predittiva fortemente. Specialmente a Trento, dove anche il nostro progetto è iniziato alla base sulla richiesta della provincia autonoma, è in sviluppo il cosiddetto registro unico dei controlli in provincia, che ha come obiettivo di condividere i dati sui controlli, l'esito di controlli tra le diverse amministrazioni. Ancora il sistema esiste, ma ci sono ancora pochi servizi che ci sono collegati, pian piano sta per aumentare. E anche noi stiamo appoggiando lo sviluppo di un componente di questo sistema per valutare il livello di rischio delle diverse imprese e fare la pianificazione su questa base. Chiudo così, è stato un po' lungo, ne chiedo scusa e lascio la parola ai colleghi. Grazie mille. E a lei, allora lasciamo la parola al dottor e proiettiamo le sue slide, prego. Buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori dell'opportunità che ci viene data oggi di presentare la prima parte del nostro lavoro. Grazie anche al professor Bianco per le belle parole, insomma ci fanno molto piacere come organizzazione regionale e naturalmente grazie anche al dottor Amigoni e alla dottoressa Peretiger per il supporto che ci hanno dato in questi mesi su questa idea e su questo progetto. Perché semplificare i controlli nelle imprese del settore lattiero-caseario Friuli Venezia Giulia? In parte sono già state affrontate alcune tematiche, cioè c'era l'impressione da parte degli operatori del settore che ci fosse un eccesso di pressione da parte del controllo ufficiale nei confronti degli operatori. E questa percezione naturalmente non è ben vista né dagli operatori, ma neanche da noi che il controllo ufficiale lo facciamo, perché genera comunque un rapporto che non è sereno nel momento in cui ci troviamo a lavorare. Semplificazione perché appunto le autorità di controllo che eseguono controlli nelle imprese di questo settore sono diverse, possono essere del settore sanitario, ma possono essere anche enti dell'agricoltura, repressione frodi, NAS, guardia di finanza, quindi come dire la difficoltà poi di incasellare i diversi controlli che venivano effettuati da parte degli operatori era molto difficile e quindi la volontà di andare a provare a semplificare e a gestire in qualche modo quelle che sono le attività programmate che i diversi organi di controllo eseguono a carico degli operatori.
Settore lattiero caseario, perché lo diceva anche il dottor Amigoni, è un settore sofferenza non per il Covid, ma ormai da diverso tempo, ma è anche un settore nel quale la filiera dal campo alla tavola è ben rappresentata, cioè è rappresentata la parte di allevamento degli animali e produzione del latte, ma molto ben rappresentata anche la parte relativa alla trasformazione del latte e alla commercializzazione dei prodotti ottenuti. Infine, perché comunque noi abbiamo uno strumento informatico delle liste di riscontro che ormai da 10 anni e più ci supportano nella nostra attività di controllo ufficiale, ma siamo consci che dopo 10 anni forse è anche il caso di vedere se è il caso di fare una ristrutturazione, vedere ancora se sono adeguate all'obiettivo e quindi insomma metterci nelle condizioni di avere gli strumenti di controllo adeguati a noi. Non solo per questi motivi, ma anche per questioni normative, abbiamo dovuto fare questo passo, nel senso che il regolamento 625 del 2007, che insomma, è il regolamento che prevede ordini e controlli a carico delle imprese che producono alimenti, all'articolo 4 si esprime dicendo che la responsabilità di organizzare controlli ufficiali è di ogni Stato membro e in questo Stato membro deve essere designata un'autorità competente per la sua esecuzione. Per contro, lo stesso regolamento prevede anche che debba esserci un coordinamento efficiente ed efficace di tutte le autorità coinvolte e che quindi la coerenza e l'efficacia dei controlli debba essere unica. Questo, come vi dicevo prima, proprio perché diverse sono le autorità competenti che possono eseguire controlli con mandati diversi e quindi è giusto ridurre per quanto possibile il carico amministrativo a carico. Sì? Poli, mi senti? Sì. Una cortesia, potrebbe provare ad abbassare leggermente il volume del microfono? Si sente un po' un rimbombo, potrebbe dipendere dal volume con il quale. Allora, me Leggermente. l'avete fatto alzare prima, vediamo. Del microfono in alto, a Sì, va sinistra. meglio? Sì, forse sì. Prego. Benissimo, proviamo qui. Dicevo appunto, questo è il mandato normativo del regolamento 625, ma il regolamento 625, parlando di controlli ufficiali, prevede appunto che le autorità competenti devono effettuare dei regolamenti dei controlli basati sul rischio e considerando i rischi identificati e associati delle imprese, quindi relativi agli animali, alle merci, all'attività sotto controllo degli operatori, il luogo e l'attività degli operatori, e l'impiego di prodotti, processi e materiali e sostanze che possono influire sulla sicurezza e l'integrità degli animali. Ma poi anche tenendo conto di eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, tenendo conto degli esiti dei controlli ufficiali effettuati, tenendo conto di eventuali regimi di certificazione di qualità privati esistenti, e questa è una novità sostanziale che introduce il regolamento 625, quindi anche le certificazioni di qualità entrano nella valutazione del rischio delle imprese, infine di qualsiasi altra informazione che possa essere a disposizione dell'autorità competente per classificare in base al rischio di imprese. A fianco del regolamento 625 c'è anche il regolamento 852 che dà le indicazioni e attribuisce le responsabilità agli operatori su quello che debbono fare per produrre in maniera sicura. Il regolamento dice che il sistema HACCP è la base sulla quale fondare il sistema di sicurezza dell'impresa, ma dice anche che questo dovrebbe essere applicato in maniera abbastanza flessibile anche per poter essere adattato alle piccole imprese. Inoltre, sempre il regolamento 852 ricorda che appunto il sistema HACCP deve essere adeguato alla natura e alle dimensioni delle imprese alimentari, ma soprattutto invita anche gli stati membri e gli operatori alla redazione e alla diffusione di manuali di buone prassi per l'applicazione dei sistemi di HACCP. Queste indicazioni sono ribadite poi anche in una guida d'attuazione che la Commissione europea ha fatto uscire nel 2018, dove si ribadisce che appunto
le imprese dovrebbero essere aiutate ad attuare le procedure basate sulla KCCP attraverso la diffusione di questi manuali di monitoraggio. E adesso appunto cerchiamo anche di capire perché ho focalizzato la mia attenzione in questo momento sulla categorizzazione in base al rischio e sui manuali di buone prassi. Perché lo scopo che ci siamo dati in questo lavoro con OCSE e Formez è stato proprio questo, è stato quello di cercare di aggiornare la nostra lista di riscontro e il nostro modello di categorizzazione in base al rischio delle imprese. Ed è stato e sarà quello di rendere disponibili dei manuali di buone prassi igieniche sia per l'allevamento che per la trasformazione dei prodotti a base di latte in regione. In regione ci sono già delle esperienze di questo tipo, abbiamo già fatto un po' di strada in termini di flessibilità nell'applicazione della normativa comunitaria, l'abbiamo fatto con dei progetti sperimentali nelle piccole produzioni locali per la produzione di prodotti a base di carne e prodotti a base di latte, e abbiamo già iniziato un percorso di semplificazione per quanto riguarda la trasformazione del latte delle imprese registrato 852, quindi quelle destinate fondamentalmente a una commercializzazione in ambito locale. La nostra intenzione è estendere questa tipologia di manuali e questo approccio anche alle imprese riconosciute che, come dire, eseguono, perdon, possono commercializzare il loro prodotto in ambito nazionale o comunale. Dottor Amigoni, prima vi ho fatto vedere una serie di numeri e di indicatori relativamente ai controlli ufficiali eseguiti in allevamento, sempre per appunto darci dimostrazione che non avevamo un atteggiamento particolarmente vessatorio. Vi riporto qui il numero di controlli ufficiali eseguiti negli ultimi 3 anni nelle imprese appunto riconosciute 853 registrate e negli alpeggi della nostra regione. Come vedete, vi ho riportato il numero di imprese presenti. Per le imprese riconosciute, come vedete, i controlli ufficiali programmati sono stati 167 nel 2018 su 463 e negli altri controlli ricadono appunto l'attività di certificazione, attività di verifica di allerte, attività anche di indagine, quindi tutta attività che esula dalla programmazione del controllo ufficiale e che quindi origina da altri motivi. Sono stati 202 nel 2019, sono stati 220, perdono, 249 nel 2020. Come vedete, 3, 4 e 5 all'anno, abbastanza in linea con quello che sono le frequenze che sono determinate dal documento di programmazione che la Regione attua e del quale si dota all'inizio di ogni anno. Per quanto riguarda le imprese registrate, quindi quelle di piccolo commercio, anche qui 56 su 81 nel 2018, 77 su 138 e 77 su 113 nel corso dello scorso anno, anche qui con una frequenza che noi abbiamo deciso essere in regione dell'ordine del 30%, quindi almeno ogni 3 anni, almeno se riusciamo anche prima, cerchiamo di effettuare controlli ufficiali all'interno di questi. Per finire con gli alpeggi, dove invece questo progetto sperimentale pone delle frequenze di natura diversa, e se vedete siamo passati dalla frequenza 50, dal 30 al 50%, abbiamo quasi raggiunto una frequenza del 60% nel corso dell'ultimo anno. Questi numeri sono a dimostrare che non andiamo sempre dagli stessi, ci servivano in realtà per avere l'evidenza che la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali non avevano questo regime di vessatorietà. Per quanto riguarda invece la categorizzazione in base al rischio, questo è lo strumento che noi ad oggi stiamo adoperando, è uno strumento che ci è stato fornito dal Ministero della Salute, che quindi insomma ha valenza nazionale, che però ha a nostro avviso un limite, nel senso che si concentra su alcuni particolari aspetti della categorizzazione in base al rischio, quindi tutti aspetti relativi o allo stabilimento o all'entità produttiva o al mercato, alla correttezza del manuale di autocontrollo e la sua applicazione, che potremmo definire statici, che non tengono conto di quelle che sono invece le attività di controllo ufficiale che vengono eseguite a carico delle imprese. Quindi in realtà quello che è la nostra intenzione è passare da una valutazione, diciamo, statica, che è quella del foglio di calcolo di Excel che vi ho mostrato, a una valutazione dinamica dove oltre agli elementi presenti nel foglio di Excel, che costituiscono una fotografia dell'impresa, debbano essere inseriti e valutati correttamente anche quelli che sono gli esiti dei controlli ufficiali. Mi
In particolare, insomma, come avete visto, non sono molti, ma quelli che vengono eseguiti durante l'anno. Quindi c'è la necessità anche da parte nostra di passare da una valutazione di tipo qualitativo, quindi espressione della non conformità più o meno marcata, a una valutazione di tipo quantitativo, quindi numerica, che ci permetta di pesare le due tipologie di rischio e restituire a quel punto una fotografia dell'impresa ancor più definita e che quindi ci permetta di prevedere un controllo ufficiale ancor più puntuale rispetto alle quelle che sono le risultanze. Ve l'ho fatto rivedere, ma appunto nella grafica la valutazione in base al rischio dell'impresa dovrà essere sicuramente la somma di parametri di tipo statici e della valutazione dell'esito dell'ultimo controllo ufficiale. Questo è quello a cui stiamo tendendo. Come dicevo prima, l'altro punto che tendiamo a sviluppare è quello relativo ai manuali di buone prassi igieniche, ma diciamo per tre motivi fondamentali. Manuali di buone prassi igieniche sono fondamentalmente delle linee guida che vengono destinate agli operatori del settore e che quindi permettono agli operatori del settore di avere un riferimento su come comportarsi. Queste linee guida permettono un approccio condiviso tra gli operatori e la rete di controllo ufficiale, perché è chiaro che a fronte di linee guida comuni il criterio che viene valutato avrà sempre meno la possibilità di essere valutato in maniera diversa o di avere una difformità di valutazione del controllo ufficiale. In più, queste linee guida fungono da strumento anche per altri organi di controllo che si trovano a eseguire magari attività all'interno di allevamenti di strutture che quindi hanno la possibilità di avere dei parametri di riferimento su cosa è conforme e su cosa non è conforme. Per capirci, vi faccio vedere alcuni esempi tratti dai manuali che vi facevo vedere prima. È chiaro che mettere in evidenza cosa si intende per cattiva pratica, per sporco di allevamento, per animali sporchi, permette poi all'operatore di avere un riferimento su qual è la sporcizia che noi andiamo a ricercare, ma anche al controllo ufficiale o agli altri operatori di avere un riferimento e una possibilità di confronto su quelle che sono le condizioni che si possono ritrovare in ambiente. Stesso discorso vale anche per l'attività di trasformazione, vi dicevo, anche qui avere la possibilità di capire cos'è un cattivo stato di manutenzione e quali sono invece le modalità corrette di lavoro, è chiaro che naturalmente permette di omogeneizzare gli approcci, i comportamenti e quindi anche i risultati. A che punto siamo? Il professor Blanca ha detto che ha trovato molta velocità nella nostra relazione. Ad oggi noi siamo a questo punto. Abbiamo creato due gruppi, uno che seguirà la parte di sviluppo soprattutto delle linee guida destinate sia agli allevamenti che poi anche alla trasformazione, nel quale lavorano prevalentemente colleghi dell'azienda sanitaria, un altro invece che, nel quale lavoriamo io, l'autoressa Dupion, la mia collega della regione, che invece sta facendo questo lavoro di revisione delle liste di riscontro e di adeguamento di quello che è lo strumento di categorizzazione in base a. Per fare questo, e di questo devo ringraziare Ocse, abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con i colleghi della Regione Campania che questo percorso l'hanno cominciato un po' di tempo fa, avevano già lavorato sulle liste di riscontro, ce le hanno cortesemente rese disponibili e quindi abbiamo potuto fare un lavoro di. Abbiamo avuto la possibilità di vedere Gisa, ce l'hanno presentato, ci hanno fatto vedere come funziona, abbiamo avuto la possibilità di confrontarlo anche col sistema informatico che attualmente utilizziamo in regione e quindi insomma ci hanno permesso di correre perché abbiamo sfruttato parte della loro esperienza, secondo la logica di replicazione di esperienze già fatte. Abbiamo appunto verificato anche che il nostro sistema informatico fosse in grado di seguirci in questa sperimentazione e tutto sommato abbiamo avuto un riscontro anche più positivo. Abbiamo cominciato a condividere con gli operatori del controllo ufficiale, quindi con le aziende sanitarie, quella che è la nuova lista di riscontro che questa fase di condivisione e di arricchimento della lista di riscontro è iniziata nel mese scorso e adesso insomma ci porterà via qualche mese per arrivare a compimento.
Abbiamo infine fatto un primo passaggio con alcuni degli altri organi di controllo della regione, appunto controlli ai sensi del 625 e di altre normative, che abbiamo in realtà riscontrato una alta sensibilità personale, pur sempre nella difficoltà e nella complessità del quadro normativo nel quale tutti ci troviamo ad operare. Quindi, insomma, speriamo di riuscire a far partire qualche attività di collaborazione nei prossimi mesi. Io qui mi fermo, nel senso che, insomma, penso di aver rubato più del tempo che mi era stato concesso, e quindi, insomma, lascio lo spazio eventualmente a domande o interventi da parte dei partecipanti. Grazie. Grazie, dottor Poli. Allora, c'è intanto una domanda, e poi naturalmente ricordo, non so chi voglia rispondere, e poi ricordo ai partecipanti che possono naturalmente, c'è ancora tempo, un quarto d'ora, se vogliono fare domande, scriverle in chat. Lascio la parola ai relatori per la risposta. Grazie. Allora, forse inizio io. Su quali altre filiere? Allora, al momento il progetto RAC lavora in quattro regioni, Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Campania e Lombardia, e tra i diversi settori o filiere o ambiti su cui lavoriamo ci sono i controlli in agricoltura, ci sono i controlli ambientali, cioè su imprese industriali, cioè controlli forestali, un pochino in Trentino, e anche i controlli di sicurezza lavoro, quindi diversi temi e strutture, e possibilmente possiamo lavorare su qualsiasi tipo di controllo, qualsiasi settore a secondo dell'interesse della regione. Grazie, c'è un'altra Devo domanda. Prego. Sì. aggiungere sempre sulle filiere. In realtà, appunto, il professor Blank vede filiere molto grandi, questo caratterizza la differenza di posizione fra me e lui. Per quanto ci riguarda, invece, naturalmente, stavamo pensando di fare una fase di sperimentazione delle liste di riscontro di questo sistema di categorizzazione in base al rischio dinamico, come dire, testarlo sulla filiera del lattiero caseario, poi se ci soddisfa il risultato, esportarlo anche alle altre filiere del controllo ufficiale. Dicevo, c'è un'altra domanda, non so se sempre presente sul box domande, non so chi voglia rispondere, su quali temi il cluster chiede aiuto per la semplificazione. Una domanda posta dalla dottoressa Giulia Del Fabbro. Non so chi voglia rispondere, altrimenti siamo un po' in anticipo sulla tabella di marcia, possiamo. Prego. No, se non, almeno diciamo su questo aspetto particolare che è quello del latte, dei prodotti a base di latte, diciamo che il cluster ci ha coinvolto, non solo noi come Direzione Centrale Salute, ma ha fatto un grande lavoro anche con tutti gli stakeholder su quelle che sono le tematiche appunto della grossa difficoltà che sta vivendo in questo periodo il mondo del latte in Italia e di regioni in particolare. E quindi quelle che sono le dinamiche legate sia al prezzo che alla commercializzazione dei prodotti ottenuti, oltre che a una loro adeguata valorizzazione. E poi c'erano alcuni aspetti appunto di tipo prettamente sanitario, che erano quelli che noi abbiamo cominciato ad affrontare in questo progetto, e insomma cercheremo di portare avanti poi nei mesi successivi. Grazie. Posso aggiungere qualcosa? Poi, sì, prego. Prego, prego, prego. Allora, no, volevo aggiungere questo sul discorso del cluster, che è la seconda domanda che vedo, su quali temi il cluster AgriFood chiede aiuto per la semplificazione. In particolare, lavoreremo sulle linee guida per le imprese e specificamente sul self-assessment per le microimprese, per facilitare anche a loro il compito di affiancarci in questa opera di riprogettazione.
Sulle altre filiere aggiungo che noi in realtà avevamo già fatto una serie di valutazioni sulle filiere che potevano essere coinvolte, già in prima fase, esaminando per esempio la filiera della carne anziché quella del vitivinicolo, che per una ragione o per l'altra poi non sono state, a cui non è stata data la precedenza rispetto al lattiero caseario, ma insomma sono nel nostro mirino per eventuali interventi futuri. Sì, perfetto, grazie. Dottor Amigoni, allora, c'è una domanda per il dottor Blanc. Ci può dire qualcosa di più sull'esperienza in Lombardia e l'utilizzo della machine learning? Provo velocemente. Quindi, un lavoro che potrebbe essere fatto in qualsiasi posto e ambito in quale ci sono dei risultati di controlli registrati su un numero significativo di. Quindi, sulla base dell'andamento dei controlli, quindi dell'esito dei controlli, abbiamo analizzato quali erano le diverse caratteristiche dei cantieri controllati, qual era il livello di correlazione, di predizione dell'andamento del controllo e paragonato con i criteri usati al momento dei servizi. Alcuni criteri di pianificazione sono rivelati molto validi, altri. Alla sorpresa generale, inclusa la mia, non erano buoni predittori. Per esempio, c'era un criterio che era il valore del cantiere. In realtà non c'era nessun correlamento tra il valore del cantiere e la probabilità di non conformità. Quindi, insomma, il lavoro si tratta di esplorare quali caratteristiche del cantiere, delle imprese coinvolte sono predittivi o no della non conformità e sulla base di questo di migliorare la. Allora, ci sono altre domande? Vedo Allora, quella relativa. prego. Allora, partiamo dalla prima che l'avevo già vista e quindi insomma. Il mondo della certificazione è un mondo abbastanza complicato per quanto riguarda l'export. Allora, noi in Regione abbiamo già fatto negli anni scorsi alcuni lavori di collaborazione con Confindustria che andavano a cercare di razionalizzare quelle che erano le attività da certificare e, come dire, cercavano di standardizzarle per rendere un po' più semplice a produttori e trasformatori l'attività di certificazione. Poi c'è sempre da dire che purtroppo l'attività di certificazione è sempre legata intanto a quelle che sono le richieste da parte degli stati di destinazione, che insomma possono avere regimi di sicurezza alimentare, di approccio alla sicurezza alimentare molto diverso dai nostri. E quindi chiedono requisiti che a noi sembrano, come dire, strani, ma che sono figli della loro situazione interna. Cito un caso su tutti: l'esportazione verso la Customs Union, verso la Russia in particolare, presta molta attenzione a quella che è la contaminazione da parte di radionuclidi degli alimenti, ma per un evidente problema oggettivo loro. Cioè, dopo Chernobyl, loro hanno posto tantissima attenzione a questa tematica. Noi come Stato, ma anche come comunità europea, invece ci limitiamo a un monitoraggio che appunto prende le mosse dal fatto di tenere sotto controllo la situazione. E quindi appunto la complessità della certificazione sta sempre lì, insomma, è sempre molto complicata, non c'è, è difficilmente standardizzabile. Sulla seconda, invece, se mi lasciate un po' di tempo, vi faccio sapere. Va benissimo, grazie. Allora, direi che non ci sono altre domande. E, dunque, io ringrazio naturalmente i relatori e ringrazio i partecipanti. E, allora, vi ricordo che naturalmente queste domande con le risposte saranno pubblicate poi nei prossimi giorni sul sito di Eventi PA, nella pagina dedicata chiaramente all'evento.
Allora, siamo leggermente in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Vedo che comunque da parte dei partecipanti ci sono dei feedback positivi rispetto a questo incontro. Allora, io ringrazio tutti e tutte. Vi ricordo che sia la registrazione che naturalmente le slide di questo incontro saranno a disposizione entro la giornata di oggi sempre sul sito di Eventi PA. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie. Non Tutti sentiamo le voci, rilevanti. comunque è perfetto. Grazie, grazie a tutti e a tutte. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie.